Ciao a tutti, belli e brutti, rieccoci qui con Pokémon's Platino. Quest'oggi, cosa facciamo quest'oggi? Paco, da quanto tempo è che non salutavi con ciao belli e brutti? 3 anni. No, quattro. Ah, Oddio. bene, posso fare un Bello. annuncio? Sì? È importante. Questa settimana niente Lost in Thoughts perché mi sono accorto che oltre ad avere un altro video più importante da fare, che l'argomento che avevo in mente di trattare mentre raccoglievo un paio di informazioni è un pelo più complicato e quindi voglio farci un video a parte proprio sopra quell'argomento invece di dire stronzate a caso magari. E quindi questa settimana basta. Possiamo cominciare? Allora, Delia Margherito chiede Phoebus o Magikarp? Magikalp. Magikarp. Nikki Nighe chiede: in questo momento sono in treno. Potresti ricordarmi al me del futuro questa cosa, Marek Pandola? No, Non ho voglia, scusami. non sono capace di rappare, mi Neanch'io, non ho il dispiace. flow. Goldofox 98. Nome giapponese di un Pokémon preferito, a parte Poppo, ovviamente. A me Poppo fa pure cagare. Clefairy si chiama Pimpi, se non mi sbaglio. Gokazaru, che sarebbe inferno ai pin Non l'avrei giapponesi. mai detto. Che furbo ragazzino. Gesù chiede: Dio preferito. Zavardu! Il prodigioso spaghetto volante. Marco Tosoni chiede: preferite piedi o le sciarpe? E io le patate. Con piedi. Allora, intanto siamo usciti dal bosco perché veramente era una parte rottura di balle. E la prossima domanda è di Lagging Walrus. Allora, fate una lista di tutte le parti di JoJo, da quelle che vi piacciono di più a quelle che più odiate, motivando il tutto. Vuoi anche una Allora, quella. fetta di culo? Sì, facciamo che rispondo io perché quest'altro non c'ha voglia. Allora, la parte che non mi piace di meno è quella di Phantom Blood perché non mi piace il protagonista. È troppo breve, non riesco a affezionarmi ai personaggi. Poi c'è Vento Aureo. Stesso motivo. Ha dei personaggi belli come Bucciarati o Mista, ma a giorno non riesco a farmelo piacere ed è il protagonista. Però è una specie di Stardust Crusaders, ma ambientato in Italia. Appunto, in terza posizione abbiamo Stardust Crusaders, troppo palloso, intanto Turtwix evolve. Stardust Crusaders che è veramente palloso, lungo, ripetitivo, non mi piace. Poi c'è Jojolion, che a momenti non sembra Jojo. E c'è bello lo stile del mistero, però non sento la storia che avanzi più di tanto. Tutto qua. Poi c'è Stonocian, che cioè, mi è piaciuto, punto. Non devo dire altro. In terza posizione abbiamo Battle Tendency perché Joseph è effettivamente un protagonista fuori dalle regole. Mi piace tantissimo. Poi abbiamo in seconda posizione Steelborn Run perché Gyro basta e avanza per mettere in seconda posizione la serie. E prima Diamond is Unbreakable per il tema cittadino e meno ipermuscoloso di Stardust Crusaders. E anche perché Okuyasu è un bel personaggio, anche se compare poco. Ok, prossima domanda di Pietro Tiraquaza Emperor. Caffè? Per zone false. Seconda domanda, per caso odiate il mio nome? No. Cosa? Ok. The Maverick Blast chiede Subarashi. Sugoi desu ne. Demarox chiede: se l'emulatore ve lo permette, perché alla fine non fate vedere come catturate Shy Minor Darkrai tramite glitch? Why not? Sì? Si può fare. Christian Corsi chiede: iscritto più ignorante. Avon. Ricordiamoci che c'è. Esatto, c'è Avon lì dentro, quindi ciccia. Elio Di Liberto chiede: bello figo, è segretamente Tapu Koko? Cosa? Sì. Poi Gabri94 Rita. Ma dentro l'antico Chateau non sarebbe figo se vi ci fosse dentro Matteo Montesi che urla: se pabucca chi Trento? Chi c'è chi io? Diavolo! Diavolo, toppetti, toppettignao. Darky701 chiede: quanto è bello televideo? Oddio, Esiste. devi essere nato negli anni 90 per ricordarti di questa cosa. Emilio Errana, che non è più Erfilo. Allora.
Cosa ne pensate della pizza all'ananas e di quella al miele? Sono tentato di chiamare Starkey direttamente in questo video. Per farlo imprecare direttamente. Per farti insultare il napoletano, più che altro. Oh, grazie, dammi il condividi esperienza. Ok. Kay Faraday chiede: è più hot Sigurd, Rinne o Flora? Io. Ma non sei. Va bene. Bravo. Va bene. Va bene. Ok, Fuschio chiede: è più forte Avon Godzilla o il miele? E prontamente Avon risponde: ecco, paurissima. Fuschio, ti parlo per esperienza. Il miele ci uccide, perché anche se ci nascondiamo, lui va a caccia di noi. Non gli possiamo scappare, perché il miele da caccia è... Io t'ammazzo. E Fuschio risponde con: ah, ho capito. Non dategli retta. Crisimano chiede: prima di tutto è un onore vedere il mio commento come titolo di un video di migliori Poketubers. Insomma, non so, cioè, grazie per il complimento, ma non siamo neanche Poketubers e nemmeno i migliori. Però, ok, arriviamo alla mia domanda. Che ne pensate del film di Death Note che sta producendo Netflix? Io odio Death Note. Anch'io. Posso dire che il film sarà ancora peggio. Solo perché di Death Note. Simone Olla chiede: domanda per Zeffo, sai dire almeno una cosa che non ti piace della quarta generazione? Sì. Finisce. Ottimo, e sono finite le domande. Ah, buon. Ho sconfitto Melody Pupa. Magica Doremi. Mentre tu ti divertivi, io invece ho battuto Gardenia. Sono il primo allenatore. Sì, sì, io vado a divertirmi col Team Galassia, eh. È finito l'episodio. Non ancora. Ah, ok. Perché devo battere Gardenia. Dai, con questo orologio. Time sticking. Pentakill. Non sei alfa. No, è vero. È vero, Sky fa cagare. Scusatemi, ragazzi. È molto meglio Sombra. No, anche quella fa cagare, mannaggia. Ah, però un attimino più utile, perlomeno. Ciao Gardenia, sì, ce ne ho messo di tempo. Adesso stai zitta. Pure il gioco ti piglia per il culo. Ah, finiamola in fretta, dai, su. La barca. Swag. Swag barca. Appena arrivato in Italia ne abbiamo cose, macchine fighe. E io non faccio praio. Non faccio praio. E io non faccio praio. Carissimo assistente, dammi con di esperienza. Tan tan tan. Sono profugo. Sono scemo. Sì, questo lo sapevamo anche prima. Potrei perdere contro Gardenia perché non ho pozioni e niente. Probabilmente ti mi ha shottato Luxio con l'acerbuso facendomi un brutto colpo. Succede nella vita. No, non succede nella vita. Beh, in realtà sì, perché ti è appena successo. Questo perché fai schifo. Sì, sto perdendo. Vabbè, intanto io salvo e vado a fare il caffè. No, ma ho capito che cosa. Cosa? 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 Ho perso. Ok, abbiamo capito che questa sarà la run in cui Paco perderà contro tutti i capi palestra. Voglio morire. Salute. Grazie. Insomma, qui ci stiamo divertendo davvero. Cazzarola, soprattutto io. Vado a parlare al banco d'attesa. Bravo. Scusate, ma che idea di merda è mettere degli alberi davanti all'entrata? Giusto per capirci. Adesso mi metto a ballare la Mur Toujours. Lo metto qua. Mi guardo la televisione. A quanto pare questa è la run dei brutti colpi. Oh, ho vinto. Ok. E direi che possiamo anche interromperla qui. Beh, era anche ora. Sto guardando anche le video. Scusa. Per ricollegarmi alla domanda, sai. Ah. Fottiti. Ok. Ciao amici. Ok.